È stato fatto in un momento, al di là di alcune cose che hai fatto molto bene, però anche in quell'occasione lì sei stato lucido nel prendere la posizione. Sì, se no era ripartenza per loro, dovevo per forza fermare l'azione, ero obbligato, e quindi sì, dai, ho speso bene lì. La categoria ti sta entrando nella pelle allora? Sì, dai, cerco di migliorare allenamento dopo allenamento, stando con i giocatori più grandi, faccio esperienza e imparo cose nuove. Il ruolo di centrocampista, mezzala, sto cercando di apprenderlo al meglio, e lavorando comunque con giocatori di esperienza e più grandi di me. Un grande vantaggio. Per un giovane come te questo derby cosa significava? Significa comunque tanto, perché sei giovane ma fai comunque parte del gruppo, ti senti parte del gruppo, e vincerlo è un po' più bello, sicuramente. Senti, sei entrato in un momento comunque ancora non di svolta, la svolta è arrivata poco dopo. Sì. Quindi c'è stato poi da gestire, credo che Alessandria non si sia limitata a gestirlo questo vantaggio, anche con il vostro contributo. Tu e dei compagni che sono entrati. Sì, siamo riusciti a sbloccarla, poi da lì siamo stati molto impegnati in fase difensiva, appunto perché il Novara spingeva molto e quindi eravamo costretti spesso ad abbassarci con la linea, e quindi abbiamo lavorato molto in fase di difesa per buona parte del secondo tempo dopo il gol. Sì, uno tutti in centrocampo, con il mister ha cambiato anche un pochino. Sì, poi cambiando modulo sono andato a fare l'esterno di sinistra, nei quattro appunto, e con una punta davanti, 5-4-1, e facevo quarto sinistra. E quindi sei molto tutto e ti adatti moltissimo. Cerco di adattarmi ogni volta che mi viene chiesto, certo. Però la tua caratteristica principale è un ruolo che tu potessi scegliere, faresti sempre in mezzo al campo? Ma io nel settore giovanile ho sempre fatto il trequartista, però devo dire che la mezzala da quest'anno mi comincia a piacere, quindi mezzala destra, mezzala sinistra, penso di trovarmi bene.